ricordando un bravissimo attore e regista, Alberto Sordi, Secret, questo è il titolo. Sentiamo una testimonianza di Igor Righetti. Ecco. Che ridi! Addio, Alba, buona fortuna. Devi imparare a parlare italiano correttamente. Ma io voglio parlare come il popolo, sennò mi sento finto. Mori! È il primo docufilm sulla vita privata di Alberto, quindi quella che non conosce il suo grande pubblico che lo ama, ma ovviamente lui ha sempre parlato soltanto della vita artistica. E a noi familiari ha sempre fatto una raccomandazione: parlate dei fatti nostri solo quando sarò in orizzontale. Ecco perché è uscito il libro nel 2020 e dal libro poi adesso è scaturito questo docufilm emozionante, divertente. Eccomi! Ben arrivati! Stavamo aspettando! Io c'ho da lavorare, dai! Ciao Stella. C'è una parte filmica girata, proprio ambientata anni 20 e 30, in costume con auto d'epoca, dove racconto proprio l'infanzia e l'adolescenza di Alberto. È filmica, non fiction, perché sono tutti aneddoti, ricordi, eccetera, che io, sai, da bambino, mentre mio padre, con mio nonno e Alberto parlavano, ma quando poi ha incontrato quel sensitivo, però ci aveva preso il sensitivo, oppure quei due senza tetto che volevano fare gli attori a Trastevere, invece erano finiti così. Oh, ma mi spiegate come ci siete finiti qua? Come siamo finiti? Siamo stati sfortunati. Io volevo attore. Questa parte poi si intreccia con quella documentaristica, perché appunto è una contaminazione tra generi e linguaggi diversi, quindi c'è radio, TV, teatro, cinema ovviamente, e nella parte invece questa, diciamo, documentaristica c'è Pupi Avati, Rosanna Vaudetti, Rino Barillari, il fotografo Erede Paparazzi, dove invece ognuno di loro racconta come ha vissuto Alberto, qualche aneddoto che nessun altro conosce. Non sono i soliti nomi, di solito quando si parla di Alberto Sordi sono sempre quei due tre personaggi, questa volta no. C'è Pupi Avati che racconta un aneddoto con la moglie in macchina insieme ad Alberto, che lo accompagnò a Milano. Rino Barillari come Alberto aiutava i paparazzi. Rosanna Vaudetti che racconta addirittura il claim che le coniò Alberto per lei. Vaudetti, annunci perfetti. Ecco, ognuno di loro racconta degli aneddoti particolari. Ricordare che nella vita non ti regala niente a nessuno. Si muore realmente soltanto quando si viene dimenticati. Siamo sicuri che Alberto Sordi, quindi, vivrà per sempre.